Rigoletto è l'emblema della diversità, cioè è l'emblema di colui che si pone ai margini della società, che sta ai margini della società e che fa di questa sua specificità anche che non è fisica, che è nella sua testa, nella sua anima, cioè una diversità che sta dentro di lui, è un modo di sentire, di percepire la vita che è totalmente fuori da quelli che sono i canoni della società nella quale sta vivendo e che sono poi i canoni del Duca. Quindi credo che sostanzialmente ci sia una diversità che è profonda, che gli appartiene. Poi c'è un'altra, che è invece una diversità che lui si mette addosso, cioè giocare un ruolo. Giocare un ruolo che ti permette di stare nelle regole della società. Allora, qual è il nostro rapporto rispetto a questo? Cioè, chi siamo? Siamo quelli che giochiamo, nel mondo, è quello che il mondo vuole che noi siamo, o quest'anima profonda, interiore, anche nascosta che c'è dentro di noi? Allora, in questo senso, si ripropone il tema di Rigoletto come un tema attuale. Verdi in qualche modo lì dentro sente che si sta muovendo una nuova relazione fra individuo e società, che poi avrebbe trovato nel Novecento la sua dialettica fondamentale. Allora, credo che lì valorizzare questo significa valorizzare la modernità di Rigoletto. Qui tutto è all'ennesima potenza perché Rigoletto addirittura abdica la propria anima, abdica e usa il proprio corpo, lo vende perché attraverso questo lui riesce in qualche modo a giocare le regole del Duca. Allora, lì dimentica la propria anima, scende in un abisso, dimentica quella sua diversità, non riesce ad agirla nel mondo. In questo senso è maledetto perché questa sua diversità non riesce a realizzarsi, non riesce a realizzarsi perché non è atto d'amore. E quando la diversità non è atto d'amore, quando la diversità non riesce a trovare un modo per manifestarsi attraverso i sentimenti, attraverso gli affetti, attraverso le relazioni, evidentemente essa si ritorce contro colui che la vive e diventa rabbia, e diventa una rabbia mostruosa, una rabbia che gli impedisce veramente di agire e di non scappare a se stesso.